carriera, insomma, ci sono misure anche importanti nel salto in lungo per lui, poi infortuni che lo hanno indotto a concentrarsi sulla velocità. E adesso sono appena entrati e subito il via. Eh sì, la presentazione già l'hanno fatta. Molto scarna. Andiamo sui blocchi e lo facciamo in religioso silenzio perché entriamo nella tensione del momento degli atleti. Partenza è regolare, è uscito abbastanza bene Marcel Jacobs che adesso deve andare con la sua progressione. Marcel stravince! È un passaggio di testimone importante, no? L'ultimo a vincere, nonché l'unico a vincere un 60 metri, eri stato tu. E qui adesso arriva per la seconda volta nella storia una medaglia per l'Italia. Tutto dimmi bene, qualcosa, tutto, dimmi qualcosa. Che ti dico, un'accelerazione perfetta insieme agli altri, forse già qualcosina davanti, già nei primi 30. Basso, lo vedi com'è? Prende subito contatto a terra. E poi qui è una progressione. Già potevamo pazzesca, esultare perché non ce n'era per nessuno. E ha fatto un garone, 6.47, difficile pure da commentare. Il record italiano va bene, quello era di Michael Toomey. Ha fatto un altro sport, siamo a 5.